In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38. Buonasera. Si terrà domani alle 15 nella chiesa di San Faustino a Modena il funerale di Alessandro Palma, il centauro residente in città che venerdì pomeriggio è rimasto vittima di un incidente tra Cadiroggio e Sant'Antonino. Palma, senza altri coinvolti, ha perso il controllo della sua BMW 1200, ha sbattuto contro una recinzione ed è morto sul colpo. Lascia la compagna Chiara ed il figlio di 2 anni. Incidente in via Palestro, dove 2 motociclisti si sono scontrati frontalmente. SF, 17 anni, e DL, 38, entrambi sassolesi, sono stati soccorsi da 2 ambulanze e trasportati a Baggiovara. Le loro condizioni non sono gravi. 3 giorni intensi a Sassuolo per il Festival Filosofia 2018 dedicato al tema della verità. Solo in città sono state oltre 45.000 le persone che hanno partecipato alla kermesse. Sarà persona il tema della 19ª edizione. Ai nostri microfoni le parole dell'assessora alla cultura Giulia Pigoni. Giulia, Festival della Filosofia, quest'anno il tema è la verità. Come sono andati questi 3 giorni a Sassuolo? Sono andati benissimo, piazze sempre molto molto piene e mi sembra un clima molto felice e i relatori sono stati veramente incredibili, lezioni magistrali in ogni senso, quindi non possiamo che dirci veramente soddisfatti per tutto quello che è stato anche la parte di organizzazione, perché ovviamente, come saprete, tutta la parte di sicurezza è gestita dall'anno scorso in modo differente, ma devo dire un pubblico molto educato, molto civile e un grandissimo lavoro da parte di tutti gli operatori che hanno veramente collaborato affinché tutto potesse andare per il meglio, quindi veramente molto bene. E c'è il caso di dire che questa edizione numero 18 del Festival Filosofia ha veramente dato maturità in tutti i sensi a questa grande manifestazione. Oltre alle tante lezioni ci sono state anche varie aperture, inaugurazioni di mostre in occasione del festival, a partire da quella di Palazzo Ducale. Sì, veramente le mostre sono state tra le protagoniste di questa edizione del festival per Sassuolo, appunto Palazzo Ducale, sicuramente Paggeri Arte, l'apertura del Museo Bertozzi e Casoni, quindi anche grazie al gruppo System per questo, anche Villa Giacobazzi ha visto una bellissima mostra fotografica di Luigi Ottani e anche Via Mazzini 43, quindi veramente anche posti nuovi, innovativi, tutta Sassuolo si fa arte e cultura in occasione del Festival Filosofia e questo credo che sia un vestito bellissimo per la nostra Sassuolo, che sa portarlo veramente bene. Sempre nell'ambito della manifestazione culturale, al Crogiolo Marazzi si è tenuta la prima edizione di Non è l'ennesimo Festival Filosofia. Durante la serata, organizzata da Federico Ferrari e Mirko Marmiroli, sono stati presentati 10 cortometraggi inediti sul tema dell'evento. Ed ora passiamo allo sport. Prima sconfitta per il Sassuolo Calcio, che a Torino ha perso 2-1 contro la Juventus. Tantissimi i tifosi al seguito, oltre 1200, che hanno comunque visto una buona partita dei neroverdi. Venerdì sera alle 20:30 al Mapei i neroverdi saranno impegnati contro l'Empoli nell'anticipo della 5ª giornata. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Come sempre vi diamo appuntamento a domani. Buona serata! In centro a Sassuolo, il nuovo Vodafone è in piazza Garibaldi 15. Anche a Maranello, in via Betone Inferiore 38.